senso, in questo duplice senso, nel senso che qui in Italia abbiamo ancora una legge sulla cittadinanza al compimento della maggiore età che sinceramente fa un po' acqua da tutte le parti, e poi l'altro aspetto gigantesco dei minori stranieri non accompagnati che oltre alle sofferenze vissute nella migrazione si trovano poi in Italia non avere un piano nazionale ma ad avere una discrezionalità delle regioni, e quindi la ricaduta immediata soprattutto poi qui in Lombardia e in Veneto dei principi discriminatori che caratterizzano anche i servizi che li accolgono e quindi per i quali sono previsti standard diversi da quelli previsti per i minorenni italiani. Ecco, direi che se, pensando alle mamme, il pensiero ai bimbi, ai minorenni è immediato ed è un capitolo altrettanto gigantesco di quello dedicato agli adulti come abbiamo fatto oggi, su cui c'è da tornare a riflettere, a ragionare, a mettere insieme le forze. Benissimo, grazie. C'era ancora un'altra domanda, mi pare, ci abbiamo 3 minuti. Sì,